È di circa 350.000 euro l'importo che la Regione ha inserito nel Fondo Unico delle Politiche della Pesca a valere sull'esercizio 2022, con destinazione specifica all'erogazione di sostegni economici a favore degli esercenti del settore ittico, una misura adottata al fine di fronteggiare l'emergenza scaturita principalmente dal caro carburante, instauratosi oramai da diversi mesi senza alcun segnale di inversione di marcia. Un contributo rivolto alle 446 imprese di pesca operanti lungo tutto il litorale abruzzese, ma che a conti fatti porterà in media a ogni operatore una somma una tantum di circa 785 euro. È una somma molto esigua, in quanto noi ogni giorno consumiamo dai 1.500 ai 2.000 litri al giorno, un'imbarcazione come la nostra sui 27 metri, facendo i conti a 1.20 non ci riusciamo a fare nemmeno una giornata di pesca. Comunque è un segnale di vicinanza della regione nei nostri confronti, però non è nemmeno un palliativo, cioè è inutile. Ci sono stati degli incentivi fino a giugno, adesso la situazione si fa sempre più difficile. Sì, c'era stato il recupero del 20% sulla spesa del gasolio per ogni peschereccio, ma fino a giugno. Comunque era una misura non sufficiente, in quanto essendo arrivati a 1,30 euro, il costo che noi dovevamo sostenere era sempre 1,15 euro, 1,10 euro. Per noi già tutto ciò che è oltre i 70 centesimi è già insostenibile, quindi è sempre più dura. Poi qui si parla anche di eventuali futuri aumenti e veramente non sappiamo più come affrontare la cosa. Non puoi uscire in mare spendendo 3.000 euro di gasolio e incassandone 1.500.